Una volta si diceva ti mando in via Sant'Isaia 90, i vecchi bolognesi lo dicevano in tono dispregiativo, anche offensivo, per dire hai bisogno di un ospedale psichiatrico. Sì, perché il Roncati, in via Sant'Isaia 90, appunto, era la sede del vecchio ospedale psichiatrico, il vecchio manicomio di Bologna che tutti i vecchi bolognesi conoscevano. Oggi la struttura è profondamente cambiata, sono stati adibiti ad altro uso i locali di quest'area. Ma il passato, le eccellenze di questo vecchio complesso ve le mostriamo questa sera in Dedalus speciale. Seguiteci. Con questi sistemi ci curavano i pazzi. Il malato di mente è stato considerato per secoli un individuo pericoloso, da isolare, da mettere al bando, da marchiare e in qualche caso soltanto da recuperare con forme più vicine alla tortura che alla terapia. Insomma, un orribile medioevo in casa, a portata di mano. Anche se nel 1938 Cerletti, con il primo elettroshock, aveva introdotto il principio di curare il malato di mente con sistemi scientifici, la legge rimaneva ancorata al passato, sia per quanto riguarda il trattamento, sia per la collocazione del malato nella società. Con la nuova legge Mariotti sull'assistenza psichiatrica, tutto questo dovrà cambiare. Il malato di mente viene considerato un malato come gli altri. Oggi le cliniche private sono un'eccezione, con le loro terapie moderne, con i malati che conducono una sana vita in comune e, quando è possibile, all'aperto, attiva. Una parentesi dolorosa, ma che si dovrà chiudere per molti con il ritorno al lavoro, alla famiglia. Con la nuova legge tutto ciò potrà divenire norma. Considerazione umana, senso della giustizia. Le più avanzate cure potranno consegnare di nuovo alla società, con tutti i diritti, individui per il passato considerati irrecuperabili. Per molti la vita riprenderà a fluire. Non ci saranno più schedati nel casellario giudiziario e non si chiuderanno più porte. Soltanto allora questi strumenti potranno essere definitivamente considerati oggetti da museo. Questo è il parcheggio principale, diciamo, lo spiazzo principale davanti al Roncati. E come in ogni visita in esterna di Dedalus incontriamo la nostra Anna Brini, la nostra guida, perché come immaginate, insomma, visto che vi portiamo sempre in luoghi davvero particolari e poco conosciuti di Bologna, questa struttura, l'ospedale Roncati, questa clinica psichiatrica, ha una storia davvero molto particolare, molto articolata e anche, se mi permettete, un po' complicata. Quindi Anna, ci aiuti a dipanare un po' la matassa. Buonasera Massimo, buonasera ai nostri telespettatori. Oggi, come diceva Massimo, andiamo a scoprire un posto che è davvero poco noto ai più e che nasconde tanti segreti ed effettivamente ha una storia un po' complessa. Allora, intanto dobbiamo andare indietro, come sempre, di almeno 1000 anni. Attorno al 900 d.C. qui vi era già una struttura, una chiesa o comunque un luogo di culto dedicato a San Giovanni Battista, di cui abbiamo pochissime notizie. Le notizie certe circa il luogo in cui ci troviamo iniziano nel 1239. Nel 1239 delle monache eremitiche che erano nell'eremo di Ronzano, cioè nella chiesa della Trinità di Ronzano, chiesa bellissima e nota, spero, alla maggior parte dei bolognesi, scendono in città, diciamo così, per poter avere un luogo anche a ridosso del nucleo cittadino. Non è veramente in centro, perché questa zona, cioè Sant'Isaia, benché oggi sia all'interno della cerchia di mura, era un luogo ancora molto lontano dalla vita della città, però comunque si avvicinano. Nel 1239 chiedono di occupare questo spazio dove c'era già un luogo di culto dedicato a San Giovanni Battista e costruiscono una nuova chiesa, quindi presumibilmente in forme romaniche, mantenendo la stessa dedicazione, quindi la chiesa di San Giovanni Battista, e costruiscono un piccolo romitorio molto, molto limitato nello spazio adiacente a questa chiesa.
Chiesa. Le cose cambiano attorno agli anni 70 del 1400, quando invece a queste monache si sostituisce un ordine decisamente più potente, più ricco, che era quello delle monache domenicane. Le domenicane arrivano alla chiesa di San Giovanni Battista e al romitorio delle suore di Ronzano da due luoghi diversi di Bologna, dalla chiesa di Santa Maria di Quarto, dal convento di Santa Maria di Quarto, quindi fuori, nella zona oggi dietro al centro commerciale del Meraville, e l'altro gruppo di domenicane dalla chiesa di Santa Maria Maddalena in strada San Donato, l'odierna via Zamboni. Si stabiliscono qua e, essendo un ordine diciamo più organizzato, più importante, più ricco, fanno grandi lavori di ristrutturazione. Quindi nella seconda metà del 400 la chiesa viene ingrandita in forme rinascimentali e il monastero diventa un monastero di grandi dimensioni, contava addirittura 4 chiostri, quindi per capire le dimensioni che abbiamo in parte perduto. Le monache domenicane rimangono qua praticamente fino alle soppressioni napoleoniche, fanno dei lavori importanti durante il 1700, traccia dei quali sono ancora visibili oggi e quindi li vedremo insieme. E le due piccole note aneddotiche: nel 1600 questo monastero è oggetto di analisi da parte del Tribunale dell'Inquisizione, perché pare che si facessero riti non ortodossi, diciamo così. Il tutto si risolve con la soluzione generale, però è stato oggetto di questa ricerca, ed è particolare pensare che anche le stesse monache di Santa Maria di Quarto erano state anche loro oggetto di ricerche da parte della Santa Inquisizione, perché chi abitava nelle campagne attorno a quel monastero a Santa Maria di Quarto diceva che si sentivano urla, grida, imprecazioni non proprio clericali uscire da questo luogo. E l'altra è che questa chiesa è stata scelta come luogo di sepoltura di Gaspare Tagliacozzi, che è uno dei più importanti medici e professori di medicina dell'Università di Bologna, vissuto a cavallo tra 1500 e 1600, ed è l'inventore della rinoplastica. Senti, dopo proseguiremo a spiegare la storia anche all'interno dei locali, no? Perché poi arriva Napoleone, viene un po' abbandonato e poi diventa effettivamente Roncati, e capiremo. Comunque vi faremo vedere quindi i saloni interni, i sotterranei, i piani alti con la torre dell'orologio, ovviamente anche avvalendoci dell'aiuto del nostro Massimo Brunelli, poi che incontreremo, di Bologna Sotterranea. Andiamo. Allora, dietro di noi c'è via Sant'Isaia, questo è l'ingresso pedonale dell'attuale complesso. Di fronte a noi ci stiamo muovendo verso quella che una volta era la chiesa di cui vi ha descritto Anna. Questo però, adesso che noi vediamo come corridoio, era una volta un portico, un porticato. Esattamente, era un portico che è stato costruito a metà del 1700 per volontà delle monache domenicane. Il progetto fu affidato ad Alfonso Torreggiani, che peraltro era il più importante architetto dell'epoca, era l'architetto di fiducia di Benedetto XIV, che era un bolognese, Prospero Lambertini, che era appena salito al soglio pontificio. E quindi è stato affidato a lui questo progetto di costruire un portico che collegasse la chiesa a via Sant'Isaia, in modo da agevolare la passeggiata delle monache che dovevano raggiungere la strada principale.
in poche parole, in caso di pioggia erano riparate. Fondamentalmente il senso era questo. Molto premuroso, vediamo ancora le colonne, no? Sì, le colonne neoclassiche, molto semplici, tipiche della metà del 1700. Oggi, essendo comunque un luogo legato alla sanità, uno entra velocemente, non si guarda attorno e quindi non ci si rende conto di essere comunque all'interno di una struttura antica, di una struttura storica, che invece, insomma, ancora tracce da raccontare, ancora cose da raccontare ai bolognesi. E allora adesso ci stiamo, come dicevo, muovendo diretti verso la antica chiesa. Andiamo a vedere che cosa rimane, se si capisce ancora che lì una volta c'era una chiesa. Allora, perché ci troviamo un murales proprio in quella che era l'ingresso della chiesa, no? Esatto, questo era esattamente l'ingresso della chiesa di San Giovanni Battista, con questa sorta di porticato davanti, qui esistono ancora i pilastri. Questa è un'opera pittorica, ma non è l'unica, ci sono anche delle opere scultoree fatte dai pazienti che nel passato erano ospiti della struttura, e questo in particolare è stato fatto, realizzato con il coordinamento di Jacopo Fo, noto il figlio di Dario Fo, che ha assistito questi ragazzi nella realizzazione di quest'opera contemporanea. Allora, dicevamo la chiesa, però noi partiamo dall'alto della chiesa e in un'aula, in una stanza a quanto pare all'apparenza anonima, guardate che cosa si trova. È il frontone dell'antica chiesa che si trovava qui in Sant'Isaia 90. Esattamente, la chiesa di San Giovanni Battista purtroppo non ha conservato tantissimo. Adesso noi, come ripeto, cercheremo di andare a scovare tutto quello che è rimasto di antico, però questo è già una bella testimonianza della presenza di questa chiesa, che è del 1239, anche se quello che possiamo vedere in quest'aula è frutto dei rifacimenti e dei lavori seicenteschi. I muri sono comunque antichi, perché la presenza dei fori di ponte, cioè dei fori che sono rimasti e che testimoniano la presenza delle impalcature di legno passanti, ci dicono che i muri sono comunque molto antichi, perché noi abbiamo smesso di fare i fori di ponte, abbiamo smesso di fare queste impalcature passanti nel Rinascimento, quindi i muri sono sicuramente molto precedenti al 1600. Quindi questo, il frontone, immaginatevi, no? Il tetto sopra, magari una croce, e sotto si allargava, no? Sotto questi fregi la chiesa. Esattamente, si allargava ed era liturgicamente orientata, vuol dire che la facciata dava verso ovest, quindi davanti a noi, per intenderci, abbiamo i viali di circonvallazione e abbiamo Modena, mentre l'abside della chiesa era verso est, in modo che il sole sorgesse dietro all'altare e, come la luce di Cristo, illuminasse i fedeli che quindi erano davanti all'altare. Allora Anna, siamo usciti all'esterno, siamo in uno dei chiostri, immaginatevi appunto non un ospedale, ma quello che era un tempo, un convento, un monastero, quindi nulla di più frequente trovare un chiostro come questo in una struttura di quel tipo, ma con la nostra storia eravamo arrivati appunto alla fine del Medioevo, alla fine del Rinascimento, inizio dell'età moderna e arrivo di Napoleone in città. Che cosa succede a questa struttura?
succede quello che succede più o meno a tutte le chiese, ai conventi, ai monasteri della nostra città. Le monache domenicane lasciano questa struttura e Napoleone la converte prima a caserma e poi a ospizio, quindi cambia completamente la destinazione d'uso. Con la restaurazione, quindi il congresso di Vienna nel 1820, invece la struttura viene rioccupata dalle suore salesiane, che realizzano qui un ospitale per putte, cioè per ragazze. Le crescevano, insegnavano un mestiere, cercavano di educarle, quindi anche l'aspetto didattico che era molto importante, finché nel 1865 a Bologna scoppia un'epidemia di colera. Questa epidemia di colera, che ovviamente è una cosa terribile, ma ha un risvolto positivo. Il risvolto positivo è questo. Francesco Roncati era il direttore della clinica di psichiatria del Sant'Orsola, che era la clinica psichiatrica di Bologna dal 1710, una delle prime in assoluto in Italia. Le condizioni igienico-sanitarie, il sovraffollamento, insomma, la situazione era drammatica. Francesco Roncati, utilizzando così il momento di grande allegrezza data dalla Unità d'Italia, aveva approfittato per fare domanda di costruzione di una nuova struttura. I soldi non c'erano, le cose non cambiano tanto. Quando nel 1865 muore una paziente della clinica psichiatrica al Sant'Orsola e quindi c'è il rischio dell'esplodere di un'epidemia impossibile da bloccare date le condizioni igienico-sanitarie della clinica psichiatrica al Sant'Orsola, Francesco Roncati corre in comune e dice: bisogna che ci spostiamo, perché sennò qui la situazione diventa ingestibile. E siccome le salesiane erano state appena allontanate perché si era deciso di utilizzare questo spazio come lazzaretto, Francesco Roncati avanza la richiesta di utilizzare invece la struttura dell'antica chiesa di San Giovanni Battista e annesso monastero domenicano per la sede della nuova clinica di psichiatria, e quindi lasciano il Sant'Orsola in una epica marcia, la cosiddetta Marcia dei Pazzi, che si svolse nella notte del 12 settembre 1865, e tutti i malati del Sant'Orsola si trasferirono a piedi con questa marcia, di cui le cronache bolognesi la raccontano in maniera molto folcloristica, nel senso che di notte, per non offendere il pubblico pudore, con gli scuri delle finestre tutte chiuse, questa marcia lungo via Strada Maggiore, via San Vitale, si attraversa tutta la città nottetempo fino ad arrivare nella nuova struttura, e qui inizia la storia dell'ospedale che conosciamo noi oggi. Vale a dire che Roncati era un personaggio assolutamente illuminato, creò una delle strutture più moderne in Italia. L'idea allora era quella dell'educazione morale, vale a dire che i pazzerelli, come venivano chiamati all'epoca, avevano abbandonato le regole della società civile, e quindi bisognava curarli dal punto di vista morale. Se gli potevi tornare a trasmettere quelle che erano le regole della società, li riuscivi a guarire. Qui si facevano cure idroterapiche, vi erano gli orti, coltivavano la terra, vi erano tantissime attività ludiche, anche teatro, e per così tenere, avere attività in cui i pazienti erano occupati. Dovevano esserci 40 metri cubi di aria fresca per ogni paziente, c'era un'unica chiave per tutto l'istituto, quindi tutte le porte avevano un'unica chiave, vi era riscaldamento, non vi erano decorazioni volutamente per non creare agitazione ai pazienti erano divisi
vi erano i sudici, vi erano i furiosi, vi erano i tranquilli, venivano divisi in queste fasce, naturalmente uomini e donne rigorosamente separate. Grandi cucine, grandi mense, i primi mesi furono un po' difficoltosi perché le cucine dell'ex convento non erano sufficienti, quindi i pazienti andavano ogni giorno all'ospedale maggiore, che ricordiamoci era nella vicina via Riva di Reno, e portavano il cibo ogni giorno a pranzo, cena e anche alla prima colazione, portavano il cibo fino qua, finché non sono state attive le cucine dell'ospedale. Vi erano dei bagni molto moderni, vi era l'acqua corrente, quindi insomma una struttura davvero all'avanguardia per i tempi. Rimasta così di fatto fino alla legge Basaglia, poi è diventata quello che è oggi, quindi una clinica psichiatrica. Senti, torniamo brevemente alla chiesa. Intanto la Marcia dei Pazzi, secondo me, è stata una di quelle curiosità che i bolognesi non conoscono, anche se, come dicevi, è pieno di queste informazioni, sono piene le cronache storiche. Ma volevo tornare alla chiesa, la chiesa di San Giovanni Battista, perché dietro di noi vediamo benissimo il campanile. E soprattutto Roncati, quando decise di adattare la struttura a ospedale psichiatrico, a manicomio, ebbe diede un giudizio molto positivo su questa chiesa, addirittura definì le mura maschie e sufficientemente robuste da poter sostenere, insomma, anche i secoli futuri. Esatto. Purtroppo della chiesa, dal punto di vista così architettonico, tranne il frontone e il campanile, non abbiamo nulla. Però i muri sono quelli antichi, perché quando Francesco Roncati è arrivato ed era il capofila di questa famosa Marcia dei Pazzi, arrivò lui. In pratica ha abbattuto quasi tutta la struttura monastica, perché lui aveva bisogno di una struttura molto forte, la struttura monastica aveva tanti secoli, quindi andava rifatta. E invece la chiesa non l'ha distrutta, l'ha tenuta, perché come hai detto tu definiva le muraglie maschie, quindi forti. Che cosa ha fatto? L'ha svuotata all'interno costruendo dei solai e realizzando tre piani all'interno della chiesa, quindi la chiesa era anche peraltro piuttosto grande, perché il piano terra era occupato dai luoghi dove si mangiava, quindi dalle mense. Come vi dicevo, divisi uomini e donne, quindi si mangiava a turni per tenere i sessi separati. Siamo saliti nel sottotetto della chiesa di San Giovanni Battista. Dietro di voi il frontone che abbiamo visto prima, alle mie spalle invece l'abside. La finestra che vedete non è coeva alla chiesa, quindi non c'entra nulla. Quello che c'entra invece sono le capriate, che sono assolutamente del 1600, quindi sono antiche, sono diciamo risalgono un po' all'epoca, passatemi il paragone ardito, con quelle che abbiamo visto a San Petronio, per esempio. Lo stile architettonico e il modo di costruire infatti ce lo ricorda davvero molto da vicino. Sotto di noi invece questa struttura al di sotto l'ha fatta Roncati. Vi ricordate quello che ha detto Anna poco fa? E cioè Roncati è arrivato, ha svuotato la chiesa e l'ha divisa in tre piani. Una struttura quindi che unisce ancora una volta antico, 1600, e moderno, se così si può dire, 1800. Noi siamo saliti, ma troviamo il nostro esperto di sotterranei, che poi ci accompagnerà anche nel sottosuolo, il nostro Massimo Brunelli di Bologna Sotterranea. Ciao. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Allora, qui appunto ci faccio in un sottotetto. Infatti, siamo sotto qualcosa, ma sotto un tetto, noi siamo molto in alto. Esatto, esatto. Siamo in una zona particolare del complesso Roncati, dell'ex presidio, ovvero tra poco andremo a vedere la torretta dell'orologio, il punto più alto di tutto il palazzo, di tutta la costruzione, dove c'è ancora un bellissimo orologio, un bellissimo meccanismo, ahimè purtroppo non più funzionante, ottocentesco. È un punto particolare perché dalla torretta stessa si potrà vedere a 180 gradi un panorama unico sulle colline di Bologna. E allora noi piacciono le cose uniche e curiose nascoste, e quindi ti seguiamo, anche se il passaggio non è, diciamo, dei più agevoli.
Gli spazi sono davvero angusti, siamo nella torretta dell'orologio, quella che si vede dall'ingresso sulla facciata principale dell'Istituto Roncati. Dietro di noi, in effetti, il meccanismo davvero pregevole, datato 1872, e di fronte a noi invece la vista meravigliosa sui colli di Bologna, 180 gradi, diciamo così, la visuale, una vista che lo stesso Francesco Roncati, nel documento che abbiamo citato poco fa con Anna, definiva, no, Massimo, amenissima vista sui colli di Bologna, tra l'altro in una giornata bella oggi, quindi l'apprezziamo appieno. Però quello che ci incuriosisce è il motivo anche per cui voi di Bologna Sotterranea magari portate sulle persone desiderose di conoscere e di vedere, è questo meccanismo. Esatto, meccanismo sconosciuto ai più, rara, merce rara come si dice, datato 1872, ahimè, come dicevo prima, non funzionante, meccanismo abbastanza complicato, utilizzando un termine diciamo usato nell'orologeria, con un riscontro sul muro per capire dall'interno la regolazione. Anche perché era abbastanza scomodo salire sul tetto, una persona fuori che urlasse una che ora faceva, che ora segnava l'orologio, mentre col riscontro ore e minuti si aveva una facile regolazione di tutto il meccanismo, pesi, contrappesi, ruote dentate. L'orologiaio era Franchini, bolognese, uno dei più rinomati, credo, vada a memoria, dovrebbe aver messo mano anche all'orologio della torre del Palazzo Comunale, quindi uno dei più antichi di Bologna. Quello che resta funzionante sono però le due campane che segnalavano l'ora e la mezz'ora. E allora suoniamole, Massimo, togliamoci questa soddisfazione. Una per uno? Questa è la mezz'ora e quella più grande è l'ora. Quando facciamo le visite guidate, le campane si suonano spesso in quel momento, le persone che abitano in zona si chiedono spesso che ore sono, perché gli orari sono completamente sballati rispetto all'orario vero dell'orologio. Quindi vi abbiamo spiegato anche questo segreto, diciamo così, della suonata pazza, diciamo, dell'ospedale, ex ospedale dei matti. Continuiamo nella visita. E come spesso ci accade ad Edalus, dal soffitto, dal sottotetto, scendiamo nei sotterranei, ci incamminiamo con Massimo Brunelli per queste scale che ci portano appunto alle cantine, a quello che era una volta la fondamenta, insomma, della struttura del Roncati. Ci sono adesso ovviamente il locale caldaie, ci sono anche degli operai che stanno lavorando, però insomma ovviamente qui il padrone della scena è Massimo, perché con Bologna Sotterranea questi luoghi li vive, non dico quotidianamente, ma quasi. Siamo appunto dentro i sotterranei, davvero enormi, siamo passati attraverso cunicoli, zone ovviamente adibite a caldaie, dove lavorano ancora attualmente manutentori, e però siamo imperniati, insomma, lo capiamo che siamo dentro qualcosa di antico. Nelle mura si vedono ancora alcuni strati di ciottoli, quindi di sassi riportati di fiume, quindi si parla veramente di fondamenta estremamente antiche, forse addirittura antecedenti alla chiesa del 1200. Massimo, questo invece però è una struttura che ci ricorda, non so, una cucina, qualcosa del genere? Nei sotterranei in effetti erano sistemate le cucine prima del convento, poi inizialmente anche quelle dell'ospedale Roncati. Oggi qui abbiamo avanzi di quello che fu, di quello che era. Alle nostre spalle purtroppo un camino, una canna fumaria ormai mal ridotta dal tempo, le volte sono a botte praticamente, ad arco, sesto ribassato, quindi il tipico arco bolognese. Abbiamo qui alla nostra destra un qualcosa di più recente, l'arcone tamponato a metà, utilizzato come muro antisoffio, perché tutti questi locali erano stati utilizzati anche durante la Seconda Guerra Mondiale come rifugio antiaereo. Uno dei quasi 8.000 rifugi costruiti in città, 7.964, questo è il numero esatto, presi in carico dal comune e dall'allora genio civile.
Questo venne ricavato all'interno di questo grande complesso perché le fondazioni così spesse, maschie, come ricordava Anna, facevano pensare a una sicurezza maggiore tra i rifugi anticrollo, discorso diverso i rifugi in galleria. Però di fatto nessun rifugio era davvero sicuro, anche perché tutte le costruzioni erano state realizzate seguendo le specifiche della Prima Guerra Mondiale, avendo in considerazione gli ordigni della Prima Guerra Mondiale, che al massimo le bombe sganciate dagli aerei avevano un peso massimo di 100 kg. Gli alleati, come sappiamo, arrivarono con i cosiddetti cookie, i dolcetti, che potevano essere anche di 2 tonnellate. Capite che se sganciate da 3-5 mila metri, solo col peso e 400 kg di esplosivo, se non di più, potevano trapassare un palazzo di 5 piani e poi esplodere nelle fondamenta. Ma queste storie più recenti di questo posto, davvero le fondazioni che vanno dal 1200, innesti cinquecenteschi, rinnovamento ottocenteschi, abbiamo anche una bellissima carbonaia dove fuoriesce ancora zolfo, che potrebbe servire per fare la polvere da sparo, chissà. Allora adesso andiamo a vedere la carbonaia. Andiamo a vedere, vi conduco attraverso questo intrico di cunicoli. Nel frattempo, Massimo, ti chiedo, intanto, visto che parlai di bombe, ne sono cadute di importanti sul complesso Roncati durante la Seconda Guerra Mondiale? Su Roncati direttamente no, la zona limitrofa sì, sappiamo, perché non siamo a molta distanza dalla stazione di Bologna, dove oltretutto nei dintorni c'erano le sottostazioni elettriche, le sottostazioni di depositi, piccoli magazzini, quindi era una delle zone più colpite e più cercate, diciamo più segnate dagli aerei alleati. Ricordiamoci che noi abbiamo avuto bombardamenti, ben 94 incursioni solo da alleati. Senti Massimo, invece pare antecedente alla Seconda Guerra Mondiale, parecchio antecedente alla Seconda Guerra Mondiale, quella lettera che vediamo comparire, si vede bene, insomma, ancora oggi su uno dei muri. Si può ipotizzare a che cosa si riferisse? Poi sembra una lettera, una F simmetrica, diciamo così, messa al contrario, e una P. Potrebbe essere un iniziale, cosa potrebbe essere? Potrebbe essere qualsiasi cosa, cioè di certo non abbiamo nulla praticamente. Inizialmente, durante i primi sopralluoghi, prima di iniziare le primissime visite guidate, pensavamo, ipotizzando, magari anche erroneamente, che si trattasse dell'acronimo di Pietro Fiorini, un architetto che fece parecchi rinnovi all'interno di tutto il complesso, ma molto probabilmente non lo è, forse anche non lo sapremo mai. Che cosa significa? Abbiamo provato a guardare anche su tanti testi antichi che comprendevano una raccolta di raccolte di scritte, di compendi, di titoli nobiliari, di sette, ma non abbiamo trovato nulla a riguardo. Resterà un mistero la lettera, anzi l'ideogramma, diciamo così, qui nei sotterranei del Roncati. Ecco, andiamo a vedere la carbonaia, ma c'è di tutto qui, insomma, in questo sotterraneo. Massimo. Sì, troviamo davvero un po' di tutto, da vecchi impianti elettrici, vediamo la basetta di legno dove erano abitati praticamente gli interruttori in bachelite, isolatori di ceramiche, vecchie scritte a matita, queste fondazioni di muro fatto con ciotoli di fiume e in più questa stranezza, questa finezza che al di là di questo muro c'è appunto la carbonaia di cui dicevamo prima, questo muro stondato, quindi il percorso è davvero quello originale duecentesco del complesso. Anna, abbiamo trovato Anna qui, di nuovo, che si addentra anche lei nei sotterranei, si vede addirittura una traccia di zolfo lì che trapela tra le mattonelle, tra i mattoni. Cioè, abbiamo sia del salnitro che delle concrezioni di zolfo. Questo muro è particolarmente interessante perché il fatto che sia fatto di ciotoli di fiume ovviamente lo retrodata moltissimo rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso, quindi con ogni probabilità fa parte della struttura della chiesa del 1239, se non addirittura di questo ipotetico luogo di culto antecedente al 1000 di cui si parla ma di cui si hanno poche notizie. Certo è che la chiesa
anche quella del 1239 delle Domenicane, aveva delle cappelle, sotto ogni cappella c'erano le sepolture delle chiese, delle famiglie che avevano il gius patronato della cappella stessa, e la forma ci ricorda tanto le tra virgolette le cripte di sepoltura che sono sotto le cappelle delle chiese antiche di Bologna. In una prossima puntata magari avremo occasione di visitare i sotterranei, per esempio, della cattedrale di San Pietro, dove si può accedere ovviamente soltanto per Dedalus, all'interno di queste stanze che sono chiuse al pubblico, e noteremo quanta somiglianza c'è con queste strutture. Quindi davvero siamo abbastanza certi che appartengano alle strutture più antiche dell'odierno Roncati. Quindi dietro questa parete ci stava il carbone? Come funzionava? Sì, è stato inizialmente di sicuro no, ma col periodo invece, diciamo, più recente, con l'arrivo di Francesco Roncati, questa struttura molto antica è stata trasformata in carbonaia, è ancora piena di polvere di carbone, quindi uno dei rari posti a Bologna dove possiamo ancora vedere come erano fatte le vecchie carbonaie. Si può vedere? Ecco. Dietro di noi, dentro quel buco appunto, c'è ancora il carbone, c'è ancora la polvere di carbone della carbonaia, e lungo questo corridoio evidentemente il carbone doveva essere trasportato, Massimo, e come si faceva? Infatti, come una piccola miniera, c'erano due binari, due rotaie, oggi ne sopravvivono davvero poche decine di centimetri, e attraverso proprio un classico carrellino da miniera il carbone veniva caricato e portato in una delle sale caldaie con dei forni dove c'erano proprio i classici fuochisti che alimentavano le caldaie stesse per scaldare tutto il complesso praticamente. E da questa parte adesso ci possiamo inoltrare in una zona oltretutto anche abbandonata, dove possiamo trovare ancora parecchi oggetti. Pensate al fatto che oggi questo locale è appunto attraversato dai tubi del riscaldamento, quindi con l'impianto, con la caldaia moderna, e anche allora, anche nell'epoca di Roncati, qui veniva acceso il fuoco per riscaldare tutte le stanze dell'allora ospedale psichiatrico. È tutto pieno di vecchi cardini, tracce insomma di porte che oggi non ci sono più. Qui, Massimo, c'era una scala che portava dove? La scala che portava fuori e dentro, dai sotterranei e verso il cortile, uno dei tanti cortili della chiesa, oggi è praticamente murato, sopra c'è un manto d'asfalto. Questo era anche uno degli accessi al rifugio sotterraneo antiaereo che c'era praticamente dentro a Roncati. Siamo passati attorno sotto a un ulteriore passaggio difficile per mostrarvi qualcosa di un po' fuori da quello che vi abbiamo fatto vedere fino adesso. Insomma, usciamo dall'ambito strettamente storico, no, di ricostruzione dell'architettura di questo luogo, per mostrarvi insomma, ecco, in questo luogo angusto, questa piccola stanzetta, eccoci qua. Siamo vediamo un altro sportellino, Massimo. Siamo a vedere degli altri resti, diciamo, di una porta, eccetera. Che cosa ci puoi far vedere? Cosa ci puoi mostrare qui? Questa è un'antica caldaia, Fonderia Pezzoli di Bologna, caldaia, naturalmente il funzionamento era a legna. Come vedete, le volte anche qui sono tutte a crociera o ad arco, intercalati. Le modifiche sono state notevoli nei secoli, anche abbastanza pesanti, vedete tagli, contenimenti, fori, trafori, passaggi di tubi, acqua calda e fredda per l'uso moderno, mentre alle nostre spalle abbiamo una stanzetta abbastanza inquietante. Lasciamo andare avanti la telecamera. Ecco, era questo che vi dicevamo, insomma, usciamo un po' dall'ambito architettonico per mostrarvi insomma qualcosa di un po' più inquietante. Ecco, qui vediamo sedie a rotelle e altri oggetti che probabilmente sono stati utilizzati e abbandonati. Insomma, quando si parla di ospedale psichiatrico, nell'immaginario collettivo, nei ricordi di quello che era
il trattamento, diciamo, dei malati di mente, vengono in mente queste cose, anche se non ci pare che siano oggetti molto antichi, ecco, diciamo. No, in effetti sono tutti abbastanza recenti, ma come tutte le cose che dopo un po' vengono, diciamo, messe in archivio, si tende a dimenticarsele, e così è stato anche per questa serie di sedie. Siamo con Donatella Sposito della struttura qui del Roncati. Oggi, come vedete, struttura assolutamente viva, in efficienza e accessibile tutti i giorni dai bolognesi, da parte dei bolognesi. Che cos'è oggi il Roncati? Possiamo sintetizzarlo in una risposta di un minuto? La risposta è che il Roncati è tante cose. È un poliambulatorio e si chiama Poliambulatorio Saragozza ed è una sede mista di attività sanitarie e amministrative per l'azienda USL di Bologna. Questo ha fatto sì che venisse conservato tutta la parte storica di questo stabile a cui tutta l'azienda è molto affezionata. Si svolgono qui corsi di aggiornamento sia aziendali che universitari, corsi universitari più che, diciamo, aggiornamento, ma di laurea. E ci sono qui le direzioni del Dipartimento Salute Mentale, del Distretto, Città di Bologna e della formazione aziendale. Quindi qui ci sono quasi 500 persone che ci lavorano, più tutto il pubblico del Poliambulatorio Saragozza, dove c'è il consultorio familiare, una delle attività per i ragazzi, la neuropsichiatria, la pediatria e chi più ne ha più ne metta, lo spazio giovani, tutto a servizio del cittadino. A testimoniare il fatto che questa è una struttura ancora molto attiva, siamo appena stati in un'aula dove si teneva un corso, ma abbiamo comunque potuto riprendere qualcosa di particolare, insomma inusuale, un murale, cosa poteva essere? Quell'aula che abbiamo appena ripreso occupa uno spazio che un tempo era l'interno della chiesa, perché la chiesa è stata frazionata non solo verticalmente ma anche orizzontalmente. Quello era il refettorio delle donne, ci sono queste belle colonne di ghisa che risalgono alla fine dell'Ottocento, e il murale che abbiamo ripreso è un'opera di Gino Pellegrini. Gino Pellegrini è una delle eccellenze della nostra città, è venuto a mancare nel 2014, ma ha lavorato a film importantissimi del XX secolo, con Disney alla Spada nella Roccia piuttosto che a Mary Poppins, al pluripremiato Mary Poppins, o in film di fantascienza importantissimi, Star Trek, Il pianeta delle scimmie, piuttosto che 2001 Odissea nello spazio, con Hitchcock, a Uccelli e anche ad altri film importanti, vincitore di Oscar, pittore, amico di tantissimi bolognesi. A San Giovanni in Persiceto la Piazzetta degli Inganni è l'ultimo capolavoro che ha lasciato a disposizione della cittadinanza, e ha lavorato anche all'interno della struttura che stiamo finendo di visitare. Grazie. La nostra visita al complesso Roncati è terminata, usciamo a rivedere le stelle, come diceva Dante e come spesso ci capita di ripetere Anna quando siamo in compagnia di Massimo, visto che ci ha portato nei sotterranei. È davvero straordinario questo complesso, ancora davvero poco conosciuto dai bolognesi, quasi per nulla. Sì, no, è assolutamente poco conosciuto. Con l'associazione Bologna Sotterranea si organizzano visite guidate, speriamo che i bolognesi abbiano voglia di venire alla scoperta di un altro dei tanti tesori che questa città offre, che purtroppo non tutti i cittadini conoscono.
Ricordiamo allora la prossima visita è il 6 aprile? Esatto, sabato 6 aprile, due turni, ore 10, ore 14.30. I metodi di prenotazione sono sempre i soliti, la mail di segreteria, segreteria@amicidelleacque.org e per la descrizione completa della visita il sito amicidelleacque.org. Ci può essere ancora qualcosa da scoprire a Bologna e lo faremo insieme ai nostri amici ancora con nuove puntate di Dedalus Speciale. Grazie per averci seguito e buonanotte.